bullismo è rappresentato da Anita Camillelli, Alessia Candiano e Carlotta Dorsi. Nel bullismo sono coinvolti solo ragazzi o ragazze molto deboli, che vengono picchiati o presi in giro di fronte a tutti dal cosiddetto bullo. Il bullo è una persona che usa la propria forza per fare del male a qualcun altro, in modo fisico, verbale o psicologico. Non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile. Con il termine bullo ci si riferisce a un ragazzo o un bambino che prende di mira un coetaneo e ogni giorno, per lungo tempo, lo bullizza, cioè mette in atto nei suoi confronti violenze di vario genere, alle quali non riesce a difendersi. Che hanno coraggio, coraggio. Le persone che si fondono la vittima non prendono le difese perché hanno paura del bullo e nello stesso tempo sono complici. Umani che hanno coraggio, coraggio di la combinazione umani. Di rabbia, paura, vergogna e colpa porta il ragazzo a non raccontare a nessuno ciò che vive e di conseguenza a non chiedere aiuto. L'isolamento emozionale porta ad un generale isolamento della vita. Tu puoi fidarti di me. Ragazze, non possiamo rimanere qui a guardare, aiutiamolo! Sì, dobbiamo fare qualcosa! Basta, dobbiamo reagire! E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Alzati, ti chiamo noi con te! Insieme riusciremo a combatterti! Vergognatevi, dovete solo vergognarvi. Credete di essere forti, ma in realtà siete molto deboli. Voglio proprio vedervi nei suoi panni. Ecco l'esempio che noi vogliamo mandare alle persone vittime di bullismo e cyberbullismo. Avevo due scelte: lasciarmi morire o imparare a vivere. Così preso un ago, mi ricucii l'anima e decisi che dopo tutto ce l'avrei fatta. Stop al bullismo!